Claudio Gianfaglioni e ad Elena Merli del Centro Igino Giordani, che Elena, comincio da te, ci diamo del tu. Certo. Che è un ente, se volete, un istituto, uno centro di ricerche voluto proprio da Chiara Lubich. Proprio. Perché aveva già capito che di Gino Giordani si sarebbe parlato, sì, di lì a venire. È stato proprio subito dopo la morte di Gino che Chiara ha voluto questo centro, proprio per mantenere viva la memoria, la figura, questa grande figura, e per mantenere viva la sua fama. E inoltre c'era un patrimonio vastissimo di scritti, documenti che riguardavano la sua vita, i suoi libri, ecco, quindi ha voluto questo centro anche per raccoglierli e conservare questo patrimonio enorme, come tu dicevi, perché niente andasse perso di questa eredità preziosissima. Vogliamo capire chi è Gino Giordani. Io uso il presente, memoria viva, non solo pietre, cose meravigliose. Gino Giordani ce lo racconta Luca Rossi. Una vita tra l'impegno politico e la ricerca spirituale, negli eventi più importanti del XX secolo, con lo sguardo di un cristiano coerente. Gino Giordani è un eroe del nostro tempo, medaglia al valore nel primo conflitto mondiale, intellettuale cristiano a fianco di Don Sturzo nella fondazione del Partito Popolare, bibliotecario vaticano, saggista, deputato nell'Assemblea Costituente. Giordani entrò nel movimento dei focolari dopo l'incontro con Chiara Lubich nel 1948. Un fuoco gli si accese dentro, come raccontò lui stesso. Padre di 4 figli, aderì ad una vocazione piena come sposato laico all'interno dei focolari, aprendo la strada alla consacrazione delle famiglie. Gli anni della maturità saranno dedicati alla pace e al dialogo interreligioso, alla guida del Centro 1, organismo dei focolarini per l'ecumenismo. Alla morte dell'amata moglie Mia nel 1973, Gino, con il consenso dei figli, decise di ritirarsi nel focolare di Rocca di Papa, dove rimarrà fino alla sua morte, avvenuta nel 1980, a 86 anni. La Chiesa lo venera come servo di Dio, mentre è in corso la causa di beatificazione. Io spero abbiate colto tutti. Una delle prime cose che ho notato, riguardando stamattina, preparandomi il servizio del nostro grande Luca Rossi, il sorriso di quest'uomo. Sia che fosse in ritratti di famiglia, sia che fosse in una questione in una sede istituzionale, è stato anche un parlamentare, Gino Giordani aveva stampato il benedetto sorriso che racconta tante cose. Claudio, tu sei un letterato, sei un filosofo di formazione, Gino Giordani è un uomo che ha scritto tantissimo. Ti vorrei chiedere, prima dell'incontro con Chiara, che cosa produceva, cosa scriveva, chi era Gino Giordani? Sì, quando mi sono trovato davanti a lui per la prima volta, non di persona, perché... Non hai fatto in tempo. Non ho fatto in tempo, purtroppo, sono nato 2 anni dopo la sua morte. Mi sono trovato davanti alla mole di una produzione di oltre 100 libri e di 4.000 articoli. Quindi una mole enorme di produzione letteraria, apologetica, teologica, sociologica. E Giordani, prima dell'incontro con Chiara, è quest'uomo dalla cultura vastissima, ma soprattutto di un umanesimo integrale, direi. Un cristiano che sa che per essere tale bisogna essere profondamente uomo, e quindi per essere cristiani, per essere uomini profondamente cristiani. E la sua produzione è amplissima, appunto, come dicevo, va dalla geografia alla politologia, alla sociologia, alla teologia. Qual era la sua idea di umanità e anche di fede? Sì, è quella di una relazione con qualcosa che non può mai essere separato: il cielo e la terra, il laicato e il sacerdozio, la Chiesa e il mondo, la verginità e il matrimonio. Dice un grande teologo, Klaus Emmerle, vescovo di Aquisgrana, ha detto, quando lui è morto: se qualcuno mi chiedesse cos'è la giovinezza, cos'è la verginità e che cos'è il paradiso, io dovrei dire: guardate negli occhi di Giordani, dell'anziano che ancora d'anziano viva da giovane, dello sposato che ha esaltato la verginità e del politico che nelle sale del Parlamento non ha appeso, come diceva lui, il cristianesimo come un soprabito da appendere a un appendiabiti quando si entra in Parlamento, ma continua ad essere cristiano anche in quelle aule. Elena,
la scommessa più grande, è bello quello che dice il nostro Claudio, la scommessa più grande è di mettere insieme tutte queste cose e di vivere coerentemente. Igino Giordani non era uno che stava chiuso dentro una stanza e buonanotte ai sonnatori. Come faceva, come riusciva a testimoniare il suo essere cristiano anche negli ambienti più disparati in cui viveva? Ecco. Nella sua vita è stato così, come diceva Claudio, e poi c'è stato questo incontro straordinario con Chiara Lubich, che lui dice mi ha fatto un uomo nuovo, eppure era un cristiano, era impegnato, però è stato qualche cosa che ha cambiato la sua vita. E lui dice, ce l'ha raccontato tante volte, no? Questo episodio così fondamentale nella sua vita, no? Questo incontro che è avvenuto perché Chiara è andata da lui, racconto un po' un fatterello. Sei qui per questo, per raccontarci. Tu tra l'altro hai avuto la fortuna di conoscerlo, vero? Credo che tu l'abbia incontrato proprio. L'ho incontrato, ero ancora una ragazzina. Bimba, diciamolo. No, bimba no, ma una ragazzina. Andavo ai congressi dei giovani del movimento e a Rocca di Papa e lui abitava già lì. E allora qualche volta l'ho trovato su una panchina, lui si sedeva su una panchina lì fuori e noi ragazzi andavamo intorno perché ci attirava il suo essere. Lui non diceva molte parole, ma quegli occhi, quella presenza era come una calamita per noi, anche se non capivamo. Io personalmente allora non avevo ancora capito la grandezza di quest'uomo, ecco. Ma tornando all'incontro con Chiara andò da lui perché era un deputato e aveva bisogno di trovare una nuova sede per un focolare a Roma, quindi le avevano consigliato di andare da questo deputato che era cristiano, che era sensibile, e ci andò con un cappuccino, un conventuale, un frate minore e un altro giovane che era un terziario francescano. Lei allora era terziaria francescana. E Igino racconta come rimase subito sorpreso di questa unità, diciamo, di questa concordia nella famiglia francescana, perché lui che aveva studiato la storia della Chiesa sapeva bene le ramificazioni, le divisioni in un certo senso. Ecco, e quindi già questo gli fece una bellissima impressione e poi rimase proprio colpito, dice, da tante cose, no? Ma dico un po' quello che lui racconta, no? Lui possedeva tanti aspetti della dottrina cristiana, si può dire tutti i settori della vita cristiana, della cultura, dall'apologetica alla mistica, trovandosi davanti a Chiara, lui dice: io li possedevo culturalmente, ma non li vivevo interiormente. Avevo un'idea di Dio, ma lì ho trovato Dio amore, un Dio vivo. Allora, lo dico a casa, pensate 1948, cerchiamo di entrare un attimo in quel momento, l'Italia sta ancora leccandosi le ferite della guerra, si ha molta fiducia anche nei politici, sono loro a cui noi, i nostri genitori, davano in mano, i nostri nonni, la possibilità di ricostruire questo mondo. Un incontro, lui ha 54 anni e questa donna luminosissima, dagli occhi belli, ne ha soli 28. Guardate qua, questa è una testimonianza straordinaria. Io colsi subito il tipo unico, straordinario, non m'era mai nella vita successo di incontrare una creatura simile. E sì che aveva parlato un quarto d'ora di cose molto modeste, ma ci si sentiva che in quella voce, in quell'anima, parlava a Dio, viveva a Dio. Era un fatto sbalorditivo, non mi era mai capitato. Quindi lei mi scoprì un cristianesimo nuovo, sì che io conoscevo, credevo di essere maestro in Israele. Avevo scritto una cinquantina di libri, di cui alcuni tradotti anche in cinese, in giapponese, Malayalam, eccetera. Quindi dico, lì trovai invece la novità, trovai che io conoscevo la parte esterna, la dottrina, la storia della Chiesa,
ma non conoscevo la parte mistica, la parte interiore, la vita spirituale con Dio. E bisogna dire che io fui trasformato. Un incontro fondamentale per entrambi, questo non dobbiamo dimenticare. Lui diventa cofondatore poi dei Focolari. Ma che cosa, Claudio Cianfaglioni, cambia esattamente in quest'uomo? Che Dio già ce l'aveva dentro. Eh sì. Quando mi capita di vedere, l'ho rivisto tante volte questo suo racconto, mi viene alla mente quel passo della scrittura di Giobbe che dice: prima ti conoscevo per sentito dire, ora i miei occhi ti vedono. Mi viene proprio questo passaggio, no? Perché in effetti Giordani era quell'uomo di 54 anni con quel bagaglio culturale incredibile. Davanti a questa ragazzina, sostanzialmente, ha l'umiltà di capire che lì c'è qualcosa di grande. Come quell'uomo del Vangelo che sa che in quel campo c'è sepolto un tesoro, vende tutto per poter comprare quel campo. E quindi mette a servizio di questo grande ideale che Chiara gli stava proponendo e che lui aveva sognato da sempre, mette a servizio tutta la sua cultura. Forse un episodio può dire il passaggio che viene in Giordani. Giordani è uno dei pochi, forse dei pochissimi, che molto prima del concilio comincia in Italia a parlare di ecumenismo. Perché dopo un viaggio negli Stati Uniti, mandato dalla Biblioteca Vaticana per poter studiare la biblioteconomia e riscrivere il catalogo della Vaticana, entra in contatto con chiese e comunità cristiane non cattoliche negli Stati Uniti. Torna e nel 30 scrive un libro, Crisi protestante e unità della Chiesa. Praticamente si accorgono negli Stati Uniti di questo cambio di rotta e lui comincia a parlare di ecumenismo anche nella rivista Fides, la rivista che si stampava in Vaticano della pontificia opera della propagazione della fede. E scrivono una recensione in America e dicono: pensate, in Italia cominciano a trattare di ecumenismo. C'è il gesuita padre Igino Giordani. Bellissimo. Che si occupa di ecumenismo. Lui ringrazia la rivista, ma dice: sono padre di quattro figli. E a proposito di tutto questo, vogliamo vedere che cosa è stato Igino Giordani padre. Noi ringraziamo Bonizza Giordani per averci accolti nella sua casa, ha ospitato il nostro Luca Rossi. Questo è il ritratto che lei fa, guardiamo. Papà Igino era un uomo straordinario, simpatico, un uomo molto allegro, che ha tirato su una famiglia di quattro figli e in maniera molto, molto moderna, molto libera. Era impegnatissimo, però non ci ha mai trascurato, nel senso che quando tornava stava con noi. Erano molto rumorosi i miei tre fratelli, anche perché non c'era televisione, non c'era niente, stavamo in periodo di guerra. E giocavano a palla dentro casa, per cui, e lui tranquillo continuava a scrivere sulla scrivania, io mi mettevo sulle sue ginocchia e tentavo di fare dei disegni, e con tutto quel rumore lui riusciva a scrivere tranquillamente, perché erano delle pesti, tre miei fratelli pestiferi. Certo, mamma non riusciva a capire molto le scelte di papà, perché mamma era una donna borghese, con le sue educazioni, e non capiva perché papà perdeva tanto tempo a studiare i testi sacri, eccetera. Però piccole cose, insomma, come succedono in tutte le famiglie. Certo, mio padre non giocava a canasta, non era un uomo con le tradizioni borghesi classiche. Siccome mia madre, a un certo punto scoprimmo che aveva un cancro, per cui tutti noi tre figli ci siamo preparati, però nessuno ha detto all'altro. E allora ognuno di noi ha pensato di creare una stanza per papà. Mia cognata Silvia con Brando avevano sistemato tutto. Mio fratello Sergio, che era scapolo all'epoca, pure lui ha cercato, eppure io. Ho comprato mi ricordo ancora un divano che teniamo come ricordo.
In realtà poi papà ci ha detto, il giorno del funerale di mamma, ha detto: ma io vado a Rocca di Pacone. Tutti siamo rimasti basiti. E invece è stata la scelta giusta, perché lì finalmente ha potuto continuare tutte le sue ricerche, stare più vicino al suo movimento. Io penso che la fede è un dono, perché che noi riceviamo, poi certo la dobbiamo coltivare. E il suo esempio è stato importante, che mio padre è sempre andato, tutte le mattine andava a messa, si alzava prima, ma senza creare dei problemi. Però ci ha insegnato che si poteva fare, anche se ci si poteva dedicare a Dio senza togliere niente al resto della giornata. Elena Merli, cofondatore del Movimento dei Focolari. Ma il movimento senza Gino Giordani cosa avrebbe perso? Avrebbe perso molto, ma non lo possiamo dire, perché vediamo quello che è accaduto, no? E Gino Giordani, prima abbiamo detto cosa lui ha trovato in Chiara, no? Ma praticamente, ma anche Chiara ha trovato tanto in lui, perché Giordani le ha portato tutto quello che lui era, quei 54 anni di esperienza politica, era padre di famiglia, di esperienza di scrittore, di giornalista, quindi le ha portato, diciamo, un bozzetto di umanità. Infatti Chiara diceva questa frase che a noi è tanto cara, che vedeva dietro a Giordani tutta l'umanità, no? E cosa vuol dire? Vuol dire che lui le ha portato tutti questi brani di umanità nella sua persona, e quindi è stato come il seme di tante realtà che poi sono nate nel movimento. Anche pensiamo a tante vocazioni, diciamo, proprio laiche, di impegno nel sociale, di impegno nel proprio ambiente, di vivere il Vangelo radicalmente, come sono i volontari di Dio, che è una vocazione che sta nel Movimento dei Focolari, o tante altre espressioni che ci sono oggi, ecco. E il seme era lì, in quell'incontro. Claudio, io riprendo l'immagine che ci ha regalato Elena Merli, di quest'uomo sulla panchina, nella sua Rocca di Papa, in quel luogo in cui chiede il permesso ai figli, ma va a rifugiarsi, attorniato dai giovani che quella luce evidentemente erano riuscita a captarla. Che cosa direbbe al mondo di oggi Gino Giordani? Di essere cristiani autentici, che significa essere rivoluzionari. Questa parola era molto cara a Giordani. Per spiegarla vorrei raccontare un episodio molto simpatico che lo vede protagonista insieme niente meno che con Papa Pacelli, con Pio XII. Perché quando era direttore del Popolo, a un certo punto il Papa lo manda a chiamare e gli dice: Giordani, sono venuti a lamentarsi con me contro di lei perché lei ha scritto delle frasi un po' forti nel suo articolo. Praticamente lui aveva scritto che il di più dei ricchi era un furto nei confronti dei poveri. Allora Giordani dice: ma Santità, questo veramente è un pensiero di Giovanni Crisostomo, non è mio, padre della Chiesa. Allora il Papa gli dice: sì, ma lei doveva fare la citazione, doveva scriverlo. E lui: ma sa, quando si scrive in mezz'ora un articolo per chiudere il giornale non si ha tempo di andare a ricercare la citazione bibliografica, eccetera. Allora il Papa dice: Giordani, dicono di lei che è un rivoluzionario, pensi che lo dicono anche di me? E Giordani risponde: ma un cristiano non può non essere che rivoluzionario, ma della rivoluzione che non distrugge, ma che costruisce attraverso l'amore. Io penso che Giordani oggi direbbe a un giovane che vede questo ideale grande della vita cristiana di non avere paura di continuare a sognarlo. Lui per tutta la vita ha cercato una comunità che potesse rispecchiare la prima comunità cristiana, dove veramente tutti si facevano santi insieme, diremmo oggi, no? Anche con il Vaticano II questa santità di popolo è esplosa. Lui la sognava molti anni prima e l'ha trovata in un movimento, l'ha trovata in una comunità.
Quindi questo trovarla, cercarla per tutta una vita, dice al giovane di oggi non avere paura dei tuoi sogni, dei tuoi ideali, ma fai di tutto per rincorrerli e anche attraverso le difficoltà, perché lui ne ha passate tante, immaginiamo, non smettere di sognare il tuo sogno. Elena Merli, quel fuoco, lui è fuoco. E Gino Giordani, perché, come ha fatto a continuare ad essere acceso? Perché nonostante tutte quelle difficoltà, nonostante anche i tempi di oggi, quel fuoco non si spegne? Il suo segreto è un po' quello che sta nella spiritualità dell'unità, e cioè un amore radicale e appassionato anche a Gesù sulla croce. Questo è sempre stato il suo segreto, e, come il segreto di Chiara, ecco. Quindi la capacità di sfruttare, direi quasi, fra virgolette, ogni difficoltà, ogni dolore e scavalcarli, andare al di là. Allora, quel sorriso è radicato appunto anche in tanti travagli, non ha avuto certo una vita facile, ecco, ma quel sorriso fioriva da questo amore appassionato. Io vi ringrazio di cuore per aver acceso questo fuoco quest'oggi qua, davvero. Io ringrazio davvero di cuore Claudio Cianfaglioni ed Elena Merli del Centro Gino Giordani, voluto, come abbiamo detto, da Chiara Lubich. Grazie davvero, ce ne andiamo in pubblicità, ci prendiamo un caffè, poi state con noi.